Oggi volevo raccontarvi un po' quali sono state le scelte che ho adottato sia per il mobile del bagno che per la cassettiera che ho in camera da letto. Come ho già raccontato all'interno del mio blog, per chi non l'avesse mai visitato può farlo andando semplicemente a cliccare federicahomesweethome.blogspot.com. Comunque qui sotto vi lascio i link per accedere direttamente ai miei social per andare a dare un'occhiata se non l'avete ancora fatto. Comunque, chiusa la parentesi, volevo un po' raccontarvi quali sono state le scelte che abbiamo fatto sia per il mobile del bagno che per la cassettiera che abbiamo qui in camera da letto. Qui in camera da letto ho già postato diverse volte la foto di questa cassettiera. Abbiamo dovuto trovare una soluzione che potesse andare bene in questo spazio che noi avevamo, perché quando abbiamo costruito casa avevamo fatto le aperture nei muri per poi metterci il termosifone. Poi nel tempo, costruendo, abbiamo invece optato per il riscaldamento a pavimento, quindi ci siamo trovati queste nicchie sotto alle finestre da riempire. Quelle che abbiamo in sala le abbiamo lasciate così. In camera da letto invece, come sapete, a noi donne manca sempre spazio, quindi ho cercato di riempire questa nicchia appunto con una cassettiera per avere altro dove mettere la roba. Anche in bagno avevo comunque un problema: non riuscivo a trovare assolutamente quello che poteva fare per me, quello che potesse riprendere i miei gusti, siccome sono una abbastanza particolare. E quindi cosa ho fatto? Andando in giro un po' per l'IKEA ho trovato questa cassettiera, che è la cassettiera Rust. Una cassettiera grezza, e vedendola lì all'IKEA io me la sono subito immaginata come poteva stare a casa mia in questi due spazi che dovevo comunque riempire. Diciamo che chi era con me non era molto convinto di ciò, però poi dopo averla vista realizzata effettivamente devo dire che è stata un'idea grandiosa. Allora, in bagno noi abbiamo messo queste due cassettiere della Rust tra il lavandino, quindi una da una parte e una dall'altra. Come vedete, una e uno, due. Il progetto è quello di togliere la colonna in mezzo e l'asciugamano e fare dei tre mensoline, o magari due, adesso vediamo quante ce ne stanno, da poterci appoggiare le nostre cose. Ecco qua. Invece in camera da letto ne abbiamo sempre prese due e le ho attaccate, e adesso vi racconto come ho cercato di personalizzarle. Allora, quelle del bagno è stato molto semplice perché mi è bastato colorarle di bianco. Io ho passato due mani di smalto all'acqua bianco brillante della Max Meyer, che è la marca che adotto un po' di più per colorare questi mobili grezzi. Devo dire che il risultato è stato come desideravo. Poi ho cambiato i pomelli perché erano normalissimi di legno, rotondi, e li ho sostituiti con dei pomelli presi da casa e da Maison du Monde. E devo dire che il mobile del bagno ha preso proprio forma ed è proprio venuto come io desideravo, come io speravo e come io cercavo, ma che non ho mai trovato. Per carità, in giro si trovano veramente mobili eccezionali, ma siccome eravamo già nelle spese, volevo un qualcosa che mi potesse piacere, ma che avesse anche un prezzo alla portata. E devo dire che queste cassettiere costano veramente pochissimo e sono soddisfacenti. Per la camera da letto il lavoro è stato un po' più complesso, nel senso che non mi sono limitata solo a dipingere la cassettiera. Allora, anche questa l'ho colorata con uno smalto all'acqua brillante bianco, sempre della Max Meyer. Ho dato anche in questa due belle mani, non abbiate paura di passare il colore, ne date una, poi aspettate un pochino, così è passata la seconda mano. Dopodiché
ho deciso di applicare delle cornicette in ogni cassetto proprio per renderle diverse dal bagno e quindi un po' più particolari. E devo dire che ci sono riuscita con grande fatica, perché veramente, ragazze, ci ho messo un sacco di tempo. E per chi ormai mi conosce lo sa, io sono una che quando mi si illumina la lampadina devo subito partire e iniziare il lavoro, e quasi sempre lo termino dopo poco. Quindi quella sera lì, anzi quel pomeriggio, ero in un momento di relax e ho detto: ma perché non provare a personalizzare un po' questa cassettiera con queste cornicette? Così cosa ho fatto? Sono andata al self o al Brico, comunque questi posti dove vendono roba per fai da te, e ho comprato i semplicissimi listoni in legno. Come spessore è abbastanza sottile, perché sono un 5 mm di spessore. L'altezza invece del listone, io l'ho scelto, ci sono di tante altezze, io ho scelto quella di 3 cm. E la lunghezza mi sembra che fosse stata 1 metro. Li ho tagliati cercando di formare gli angoli. E poi li ho attaccati semplicemente con un po' di 1000 chiodi e anche qualche chiodino qua e là, giusto negli angoli, ma dovete usare proprio i chiodini, quelli sottilissimi. Ho attaccato questi pezzi di legno dopo aver comunque preso le misure in modo molto preciso, e poi ho coperto gli spazietti, i buchini che erano un po' rimasti, con un po' di stucco bianco. E ho dato poi così anche lì una bella mano, anzi due belle mani di bianco, e anche qui ho cambiato i pomelli. I primi due li ho presi da casa, i secondi li ho presi da Ikea e i terzi li ho presi da Maison du Monde. Ecco, come vedete, questa è la cassettiera con le cornicette. Io ho cercato di lasciarla anche un pochino molto al naturale, con un po' di imperfezioni, perché mi piaceva proprio che non fosse perfetta, che si vedesse che fosse un fai da te. Vedete? Questa è la cassettiera con questi bordini. Devo dire che il risultato è proprio come desideravo. Poi devo anche ammettere che questi pomelli di questo colore, rosa, bianco e questo azzurrino, donano proprio all'interno della camera e donano soprattutto con il bianco. Poi cosa ho fatto? Le ho prese le due cassettiere dopo che sono asciugate, le ho unite e ho toccato un bel cuoricino. E così ho terminato la mia cassettiera messa in camera da letto. Allora, molte di voi mi hanno chiesto se come cassetti sono abbastanza capienti, e devo dire di sì. Io li ho riempiti benissimo, ho messo l'intimo, e devo dire che mi hanno risolto comunque dello spazio, pur non essendo due cassettiere di misure esorbitanti. Questo è quello che io ho fatto per decorare le due cassettiere della Rust. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazze!